Si è tenuta a Napoli la scorsa domenica la quinta edizione del TEDx Napoli, l'appuntamento con le idee che meritano di essere diffuse. Un'altra edizione di questa manifestazione a Napoli, che senso ha? Per noi che quest'anno festeggiamo la quinta edizione, ogni anno è una sfida nuova. È importante per noi portare questo format a Napoli perché crediamo che nella nostra città ci siano tante idee che meritano di essere diffuse a livello globale e che ci possono essere tante storie che arrivano dal mondo che possono essere invece di ispirazione per la nostra comunità. La kermesse si è svolta nell'auditorium dell'Hotel Royal sul lungomare e segue il TED format americano. Speakers italiani ed internazionali si sono alternati sul palco, declinando ciascuno sulla base della propria esperienza il tema di questa edizione, The Jump, il salto. Sicuramente il TEDx Napoli ha un tema molto legato alla città, come richiede anche il format. Bisogna scegliere un argomento che sia consono alla città dove si svolge, insomma. E Jump è un argomento molto importante per noi. Noi questo salto lo dobbiamo fare. Lo facciamo in tante direzioni, lo dobbiamo fare fuori dalle situazioni, verso delle situazioni, e ci sono dei salti sul posto, come nelle arti marziali, che sono salti importanti, anche quelli devono essere precisi. Quindi l'importante è saltare, prendere, diciamo, tutta la forza propulsiva e spingersi. The Jump, il salto. Un salto come quello che ha compiuto Antonio Bosso, un ragazzo di 22 anni cresciuto nella periferia est di Napoli e che quando ha dovuto scegliere tra la strada e una vita onesta lo ha fatto con il parkour, disciplina metropolitana che consente di trasformare ogni ostacolo in un'opportunità. Oggi Bosso è uno dei migliori traser del mondo e con l'associazione di cui fa parte, in sinergia con istituzioni, lavora con i minori di barra usando metodologie pedagogiche alternative. Per esempio, prendiamo un ragazzo che sta su un muro di 2,50 m e deve arrivare su un muro di 1,40 m. In quel momento, su quel muro di 2,50 m si attiva il rischio positivo, perché il ragazzo è presente e consapevole ed è nel qui ed ora e sa che grazie a tutto il lavoro che ha fatto su se stesso può riuscire a fare quel salto. E tutto questo insieme alla back dance, al circo, all'acrobatica aerea, al teatro, dà vita a un posto ricco di opportunità e di speranza. Allora la strada può essere un'opportunità anche a barra. Il nostro lavoro non è quello di creare grandi artisti o grandi atleti, ma è quello di usare la bellezza e impiantare la bellezza in questi ragazzi, una bellezza che gli permette di vedere qual è l'alternativa della realtà di questo quartiere. Grazie. Come quelli che compie Dylan Dog quando finisce sul baratro, lo accetta e da lì trova la forza di rinascere. Così Paola Barbato, scrittrice e sceneggiatrice nella serie dal 1999, ha raccontato come nascono le storie di quella che è diventata un'icona dei fumetti. E che vede che lui è fatto di questo, di dubbio, di fragilità, non assomiglia minimamente all'eroe classico. Perché se Dylan può salvare il mondo una persona alla volta, un gesto alla volta, una speranza alla volta, un mostro alla volta. Perché Dylan cerca di salvare anche ciò che non capisce. Oppure il jump sui temi del territorio e dell'ambiente, come quello raccontato da Maria Cristina Gambi, ricercatrice presso la stazione zoologica Antonio Dorni di Napoli. Allora, io qua parlo del valore, della valenza del Golfo di Napoli e della sua natura vulcanica come grande laboratorio a cielo aperto per lo studio del cambiamento climatico a mare, in particolare dell'acidificazione marina, che è l'altra faccia del problema della CO2, dell'emissione di CO2 in atmosfera. Nel Golfo di Napoli, in particolare nella parte nord dei Campi Flegrei e delle isole Flegrei, noi abbiamo emissioni sottomarine di gas che sono essenzialmente anidride carbonica, che acidificano naturalmente questi habitat marini e che ci permettono di vedere oggi gli scenari futuri di acidificazione che sono predetti per la fine di questo secolo. Quindi sono proprio delle vere e proprie, come le chiamiamo noi, finestre sul futuro climatico dei nostri mari. E in questo senso il Golfo di Napoli è unico al mondo e l'importanza che ha sotto il profilo è stata ormai riconosciuta da numerosi studi internazionali. E da queste finestre cosa si vede? Allora, da queste finestre quello che presenterò proprio oggi si vede già qualcosa di preoccupante, cioè una progressiva riduzione della biodiversità.
sia di specie marine, sia di funzioni ecologiche dell'ambiente, passando dalle zone di controllo a pH normale a zone debolmente acidificate su quei valori che sono predetti per la fine del secolo, fino ad arrivare a variazioni e diminuzione del tra il 70 e l'80% della biodiversità nelle zone più acidificate, dove ci sono le emissioni più dense e più intense di questo gas. O ancora il jump di Aldo Ianni, responsabile della NOAA presso il laboratorio del Gran Sasso, che ha fatto luce sull'energia oscura. È importante lo studio della materia oscura? Questo sì, è un jump fondamentale, perché osservando l'universo, così come lo vediamo oggi, no? La sua evoluzione nel tempo e nella forma che osserviamo oggi, questo è dovuto alla materia oscura. Dov'è questa materia oscura? La materia oscura è distribuita un po' ovunque nell'universo. Le galassie sono, diciamo, contengono molta materia oscura, gli ammassi di galassie ne contengono ancora di più. L'universo in sé contiene qualcosa come un 30% in materia oscura. Quindi la materia oscura è una componente fondamentale dell'universo. Immaginiamo che la materia ordinaria, quella di cui sogniamo fatti noi, le stelle, i pianeti, è solo qualcosa come il 5% nel computo globale dell'universo. TED, Technology Entertainment Design, nasce circa 30 anni fa in California per dare un palco a chiunque avesse un'idea interessante da condividere, un'idea potenzialmente in grado di cambiare il mondo. Da allora l'organizzazione si è impegnata a dare voce alle idee che meritano di essere diffuse. Nell'arco della sua storia TED ha ospitato personaggi del calibro di Bill Gates, Al Gore, Philip Stark e Isabella Allende.